Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Dite la verità, vi sono mancato, però non è stata colpa mia, ma sono rimasto praticamente senza internet per un paio di giorni e quindi anche notizie che dovevo darvi negli scorsi giorni ho dovuto rimandarle tutte a oggi. Infatti oggi la puntata è bella ricca di notizie. Inoltre iniziamo proprio con una notizia che vi dovevo dare un po' di giorni fa, il 18 praticamente. Infatti era la seconda tornata dei tre giochi per Nintendo Switch da First Print che dovevano uscire, dovevate prenotare entro le 12. Spero che ci siete riusciti anche se non vi ho avvisati, ma oggi vi avviso che domani 21 giugno alle ore 12 è l'ultima tornata, ci sono a disposizione solo 100 copie di questi tre giochi. È favorevole a chi abita in Asia, però potete prenotarlo comunque, magari pagate un po' di più di spedizione. Quindi ricordatevi, domani alle 12, non so, probabilmente non riesco a farvi una puntata prima delle 12, quindi ve lo dico oggi, domani alle 12 c'è l'ultima tornata, l'ultima tranche di giochi prenotabili da First Print, quindi fate attenzione. E cominciamo con le notizie serie di questa puntata. Vi comunico che sono aperti da un paio di giorni i preordini della bella Collector Edition di Biomutant su Amazon UK, quindi non Amazon Italia, ancora non c'è, quindi Amazon UK. Il gioco è un bellissimo picchiaduro, un gioco d'azione con protagonisti degli animali modificati geneticamente. Potete modificare addirittura il vostro personaggio nelle maniere più disparate. Sembra quasi Rocket, il personaggio di Avengers Endgame. A proposito, alla fine vi do anche una notizia su Avengers Endgame, quindi seguite tutta la puntata se siete appassionati anche di cinema, di supereroi, perché c'è una bella notizia a fine puntata. Stavo dicendo, questo bellissimo praticamente un picchiaduro a scorrimento con un tocchetto di gioco di ruolo. Potete personalizzare il vostro personaggio, che assomiglia a Rocket, sembra proprio uguale a lui, una specie di procione con tanti innesti robotici, quindi sembra proprio lui. Potrete farlo grasso, con la testa grossa, come un po' come volete. Bellissimo questo gioco, quindi ve lo consiglio. Io l'ho prenotato, prenotatelo da Amazon UK, non pagate nemmeno le spese iniziali, quindi potete prenotarlo, se magari quando sta per uscire vi pentite potete annullare la prenotazione. Il gioco esce il 31 dicembre, quindi avete anche tempo. Amazon UK, come al solito vi lascio sotto il link, così trovate subito dove prenotare ogni gioco che vi dirò. E andiamo avanti, perché è stata annunciata tempo fa una limited edition per The Surge 2, questo gioco di ruolo futuristico. Il primo capitolo ha avuto un discreto successo e così hanno annunciato durante le tre. Fox Interactive ha annunciato il seguito di questo gioco di ruolo e è stata annunciata una limited edition esclusiva da GameStop, che potete prenotare naturalmente dal sito di GameStop, e costa 61 euro, 60,98 euro. Uscirà il gioco il 24 settembre, quindi ragazzi, se volete prenotarlo è ancora disponibile da GameStop sotto il link per prenotarlo. Poi andiamo avanti, è stata annunciata la versione fisica di un gioco di guide abbastanza interessante che si chiama Horizon Case Turbo, e che è praticamente un arcade in stile OutRun, però con una grafica che strizza l'occhio tantissimo ai giochi per Nintendo 64, sembra proprio un gioco per Nintendo 64, che arriverà in versione digitale su Nintendo Switch e PlayStation 4, ma è stata annunciata anche una versione limited edition fisica, ancora non si sa dove prenotarla, poi vi avviserò appena saprò da dove si potrà prenotare. A proposito di limited, parliamo di limited run, perché domani, venerdì, si potranno prenotare i giochi che usciranno venerdì a partire dalle 4, comunque vi farò un video anche veloce per ricordarvelo. Tra i giochi sono stati annunciati nuovi giochi, era già stato annunciato Freedom Planet per Nintendo Switch, ma è stata annunciata anche la versione per PlayStation 4 di questo clone di Sonic, proprio è una copia spudorata di Sonic, ci sono i livelli che assomigliano tantissimo ai livelli di Sonic, anche i personaggi ricordano un po' Sonic, fanno qualcosa in più i personaggi, c'è chi va in moto, chi spara, però
diciamo che strizza parecchio l'occhio a Sonic per Mega Drive, e infatti gioca anche una grafica 16-bit che lo ricorda tantissimo. E poi è stato annunciato un nuovo gioco che sarà prenotabile da domani, ovvero Pix the Cat per PlayStation 4 e PlayStation Vita, che praticamente è un puzzle game che ricorda tantissimo Snake, quel gioco sui telefonini Nokia, col verme che mangiava le palline e diventava sempre più lungo. Qui invece è un gatto che praticamente cattura gli uccellini e poi lo seguono, deve stare attento a non far colpire gli uccellini, man mano che ne prende diventa sempre più lungo e poi deve cercare di prendere degli oggetti per completare il livello, e entrerà in un sottolivello all'interno del livello, cosa particolare, un bel puzzle game divertente. Quindi se vi interessa, a partire da domani ci saranno questi altri due giochi, poi domani vi faccio il riassunto di tutti i giochi che potrete prenotare alle 4. E poi è stato annunciato un gioco che invece uscirà il 26 di giugno ed è un gioco per PlayStation VR che si chiama Accounting Plus. È un gioco praticamente fuori di testa, un'avventura in prima persona fuori di testa, realizzato dai creatori di Rick e Morty, quindi veramente, veramente fuori di testa e divertente da giocare. Quindi ricordatevi che il 26, naturalmente poi ve lo ricorderò, uscirà anche questo gioco da Limited Run. Andiamo avanti, un'altra notizia, questa volta arriva da Strictly Limited, che sul suo account Twitter ha pubblicato una foto di The Ninja Savior Returns. Praticamente stanno rifacendo il picchiatura scorrimento The Ninja Savior con la stessa grafica 16-bit, bella, divertente come prima, con alcune aggiunte in più. Sta per uscire la versione digitale, oltre che la versione fisica, mi pare solo in America e in Giappone. E ci penserà Strictly Limited a portare in Europa le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di questo bellissimo gioco. Quindi non vi preoccupate che quando si potrà già prenotare il gioco ve lo annuncerò qui su TG Games Limited. Andiamo avanti, una notizia, diciamo, consiglio per gli acquisti. Infatti Pixelove ha messo in sconto la Limited Edition di Samurai Showdown. Praticamente si potrà pagare 10 euro in meno per chi la prenota entro il 25 giugno, che poi è la data di uscita di Samurai Showdown nella versione normale, che troverete in tutti i negozi. Ma da Pixelove ci sarà questa bellissima Collector Edition con un bellissimo artbook e questa scatola da collezione che praticamente ormai sono famose da Pixelove. Io naturalmente ho prenotato la versione PlayStation 4, è disponibile anche la versione Xbox One, e quando le ho prenotate io c'erano le Signature Edition con le firme dei programmatori, e ho prenotato proprio questa che costava 10 euro in più, quindi 10 più 10, perché adesso ci sono 10 euro in meno, però va benissimo così. Vediamo se ci penso, mi prendo la versione Xbox One con questi 10 euro in meno, vedremo, vedremo. Comunque sempre il link sotto nelle descrizioni, o sotto, sopra nel video di Facebook, o sotto per chi segue dalla pagina di copasgame.it. Trovate i link per andare a prenotare il gioco, sperando che non finisce finché vi faccio vedere il video. Passiamo a PlayAsia, che ha aperto da ieri i preordini per la versione fisica di Ender the Gungeon per Nintendo Switch, che arriverà il 16 di luglio e che potete preordinare già dal sito di PlayAsia. Il gioco è già uscito in versione fisica su PlayStation 4 e adesso arriva anche la versione fisica. Mi pare che ci siano anche dei DLC in più in questa versione per Nintendo Switch, quindi ragazzi non fatevelo sfuggire perché è veramente un bel gioco. E poi vi ricordo che da domani sarà disponibile Bloodstained Ritual of the Night su PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre la versione Nintendo Switch, naturalmente tutte fisiche oltre che digitale, arriverà il 25 di giugno. E vi ricordo che vista la lunga attesa per questo bellissimo platform clone praticamente di Castlevania, i programmatori hanno deciso di aggiungere ben 13 DLC gratuiti, che troverete anche quindi nella versione fisica. Quindi ragazzi, una bella notizia, potete preordinarlo sempre dal link che vi lascio sotto.
da qualsiasi sito io vi lascio quello di Amazon, che è praticamente il più veloce, il più semplice, il più economico solitamente, quindi sotto il link. E vi dovevo parlare di una notizia molto bella che riguarda Cyberpunk 2077 e Keanu Reeves, ma ne parleremo la prossima puntata, se non sarà pienissima di notizie come questa. Ma non vi lascio a bocca asciutta, perché abbiamo un rumor che riguarda Nier Automata, che la prima versione uscì con una bellissima collector, quindi mi aspetto una bella collector anche per il secondo capitolo di Nier Automata, che si vocifera sia già in lavorazione e che abbia veramente un grosso budget a disposizione, quindi ci aspettiamo un gioco veramente bello, grosso e sostanzioso. Vedremo quando, se e quando verrà confermato questo rumor. E finiamo questa puntata con la notizia invece che riguarda Avengers Endgame. Infatti Kevin Feige, il presidente di Marvel Studios, durante un'intervista che c'è stata qualche giorno fa, mentre si parlava dell'uscita del nuovo Spider-Man Far From Home, ha annunciato che nella prossima settimana arriverà di nuovo nelle sale Avengers Endgame, ma questa volta un po' ritoccato. Infatti verranno inserite tante scene inedite che non c'erano nella prima versione. In pratica hanno copiato un po' quello che ha fatto Avatar, proprio perché probabilmente ancora Avengers Endgame non è riuscito a superare gli incassi di Avatar, manca pochissimo e forse con questa manovra commerciale riusciranno a superare. E tutti i fans come me sono curiosissimi di andare a rivedersi il film con tutte queste scene inedite. Non ho capito bene se settimana prossima uscirà il film o se settimana prossima verrà annunciato quando uscirà il film. Naturalmente si devono affrettare, perché tra poco esce anche Spider-Man Far From Home. Comunque è una bella notizia, vedremo un po' anche se verrà confermato per l'Italia, perché può essere anche che il film verrà proiettato in alcuni paesi, tra cui sicuramente gli Stati Uniti, ma non l'Italia, come avvenne un po' anche per Avatar. E ragazzi, con queste due bombe finali vi saluto e alla prossima puntata del TG Games Limited, sicuramente domani, perché vi devo ricordare che ci saranno le uscite di Limited Run, e se non ho altre notizie vi parlo della notiziola di Cyberpunk 2077. E con questo è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao!